Cioè, amiche e amici, come essere sensuale e seducente? Se vuoi essere o diventare sensuale e seducente, devi avere una grande capacità, quella di sintonizzarti con le esigenze, come dire, dell'uomo che ti interessa. Ovviamente ci sono delle cose in comune, perché, come dire, non è che devi stravolgere completamente passando da un uomo all'altro, però delle piccole modifiche comunque vanno fatte. In linea di principio potremmo dire che la regola generale è quella di riuscire a diciamo esaltare quella che è la femminilità e quindi tutti i tratti caratteristici che differenziano la donna dall'uomo. Quindi, beh, ce ne sono molte, ad esempio, e cerca di evidenziare quelli che maggiormente ti possono, diciamo, ti sono conformi naturalmente. Ad esempio, la caviglia e il piede, se è una caviglia sottile e un piede piccolo e fatto bene, devi esibirli perché, diciamo, sono tratti caratteristici che differenziano la donna dall'uomo, e quindi è bene evidenziarli il più possibile. Se avessi la caviglia grossa, la gamba grossa, ti conviene usare, ad esempio, stivali, anche stivali estivi, perché diciamo, siccome la caviglia e il polpaccio grosso è un tratto caratteristico del maschio prevalentemente, il maschio non è attratto da una donna con queste caratteristiche. Quindi, meglio ad esempio, utilizzare lo stivale che maschera e non fa vedere, insomma. Quindi, questi sono tutti accorgimenti che poi devi usare, diciamo. Le mani, ad esempio, se sono piccole è molto meglio. Se hai le mani più grandi, devi comunque cercare di curartele molto e di renderle molto femminili, perché questo è un altro tratto caratteristico. Ovviamente poi beh, ci sono tratti, ad esempio, se riesci a evidenziare la schiena arcuata prima del sedere, questa schiena arcuata, diciamo, anche utilizzandola come postura, attrae molto il maschio, anche perché, come dire, comunica a livello inconscio, a livello istintivo, la fertilità di una donna e la capacità di portare avanti una gravidanza, che da un punto di vista logico non vuol dire niente perché, però il nostro istinto, l'istinto dell'uomo è attratto da queste cose. Poi, quindi cerca di evidenziare una postura in questo modo. Poi ci sono, diciamo, diverse modalità, anche nell'abbigliamento, quindi devi avere un abbigliamento che non sia, vuol dire, eccessivamente provocante, cioè da zoccola, diciamo così, ma deve essere comunque sensuale e evidenziare anche qua tutte le caratteristiche, della femminilità, quindi molto meglio la gonna rispetto ai pantaloni. Se hai un seno, diciamo, decente, una scollatura leggera, non eccessiva però, perché per evitare meccanismi di squalifica. E l'atteggiamento del corpo, il linguaggio del corpo deve essere morbido, più morbido è, più sinuoso è, meglio è, evita le rigidità e il tono della voce deve essere una voce calda, leggermente più acuta rispetto a quella del maschio per differenziare proprio in questo caso e evitare però diciamo suoni eccessivamente alti. Cerca di parlare in modo abbastanza lento, evita fiumi di parole che non vengono percepiti e recepiti come femminili. Queste sono alcune delle caratteristiche che puoi utilizzare proprio per stimolare e per essere più sensuale e seducente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!